Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi siamo tornati su The Binding of Undertale. Yeah! Partita precedente Undyne e adesso Gaster, che è Eden in questo caso. Vediamo se ha qualcosa di nuovo, altrimenti sarà una normale Eden run. Ok, è una normale Eden run. E abbiamo anche degli oggetti abbastanza schifosi. Yeah! Comunque, Sid, 20X6XRJC. Abbiamo una buona velocità, abbiamo un buon attacco e un fire rate discutibile. Allora, andiamo prima di tutto qua. Me lo immaginavo. Speriamo che mi dia cos'è, Shook the Whoop. Sì, speriamo Shook the Whoop, perché l'oggetto che abbiamo in questo momento, possiamo dire che è l'oggetto... Dai, sono scivolato. È l'oggetto chiamato suicidio. Seriamente, non sto scherzando. Ti faresti molto male a usarlo, perché in pratica rimani a mezzo cuore. O a un cuore, non mi ricordo. Vabbè, comunque fatto sta che è un oggetto orribile. Questo poco ma sicuro. Mai nella vita lo userò. Speriamo di trovare qualche cosa di migliore, qualcosa di più buono. Cosa volevi farmi? Cosa mi volevi fare? Item room. Allora, va bene, sia un passivo che un attivo, di qualsiasi genere. Curse of the Blind, quindi è Temis Armor. Makes... Oh! Holy Mantle! Oh! Sì! Ne compro ne prenderei 30 milioni di... Maledetto! Di Temis Armor. Non l'avevo mai visto. Cavolo, Holy Mantle però pesa, Pesa un sacco. E voi morite, per favore. Chi c'è ancora? Ah, ci sei tu. E anche tu. Ok, sto registrando questa partita praticamente subito dopo l'altra. Ora in rendering l'altro video. E boh, abbiamo trovato comunque degli oggetti molto buoni. Dittelorn. Però ti devi esplodere, Dittelorn. Se no non siamo più amici. Ok. È strano, cioè io onestamente mi aspettavo... Sì, è vero, con Eden non è che puoi fare cose spettacolari, essendo che... Cioè, già dalle strisce di programma è fatto così, quindi non puoi farci più di tanto. Però che ne so, dargli qualcosa che lo particolarizzasse. Tipo che ne so... non lo so, tipo... La mappa per il Secret Lab sarebbe stata un'idea carina. Però, vabbè. Intanto tu devi morire, tu non l'hai capito. Ma mi devi morire, per favore. Comunque, secondo me, una cosa che secondo me è vera, hanno fatto qualcosa per le item pool. Perché gli oggetti che ti danno sono delle robe assurde. Cioè, non ho mai trovato degli oggetti schifosi. Tipo The Poop, mai visto. Curse dai, vabbè, sì, ieri, cioè nella partita precedente l'ho trovato, però solo quella volta. Non l'ho mai più, non l'ho mai, avevo mai visto Curse dai in tutte le partite che ho fatto. E tu devi morire però. Gentilmente te lo dico. Ancora un colpo. Cosa sei? Mom's Lipstick, non potevamo farci niente, però va bene lo stesso. Prossimo piano. Ok. Ti fai colpire, grazie. Una bomba per... Allora, una bomba per due chiavi. Cioè, scusate, due chiavi per una bomba. Mi sembra un buon affare. Però abbiamo già abbastanza chiavi. E tu cosa sei? Ipecac. Ok, stiamo un po' attenti ora. Però, avete visto? Cioè, sono degli oggetti stra OP. Abbiamo ottenuto Ipecac e Holy Mantle.
cioè, che sono, possiamo dire, fanno, come si dice, il burro di arachidi e marmellata insieme. Non so se mi spiego. Perché con uno puoi colpire un po' a random, con l'altro, con Elemental, se ti protegge almeno da una volta. Small Rock addirittura, cioè proprio il lusso. Guarda qua. No, niente. Qua invece sì. Black Heart ci sta sempre. E abbiamo anche un patto con il diavolo, quindi speriamo in qualcosa di buono. Ad esempio uno Space Bar item migliore. Ok, mi dispiace ma tra poco muori. Oppure io vengo colpito dai ragni. Anche una possibilità. Però allora, ok, e ora tu ragno. Bene. Cosa sei? HP immagino. Esatto. E oddio che schifo. Cioè il Soul Art ci può stare, però avrei preferito qualcosa di più buono, qualcosa di più succoso. Scendiamo. Abbiamo 45.97 di danno. Wow. E qua non abbiamo niente di interessante. No, niente. E lui morirà per il veleno. Esatto. Che lag. Mi sta laggando un pochino il PC. Ok, no, non più. 48 Hour Energy, che non vogliamo. E Pride, dammi. Ahi, mi sono colpito da solo. Mi dà una Tarot Card Temperance. Potrebbe essere tornare utile. Non so perché. Cioè, allora, ci potrebbe essere. Allora, potrebbe essere che stia laggando un po' il gioco, perché sto anche renderizzando un video di 50 minuti, tipo. E va bene. Muffet's Pet. Qua Secret Room? No. No. Vabbè, comunque, molto probabilmente perché sto renderizzando il video che laghicchia un po' il gioco. Facciamo così. Molto bene. E molto bene anche così. Perché non l'ho preso? Pensavo di averlo preso. Ok, ora l'ho preso, di sicuro. Possiamo andare. Sei Stain. E mi sono appena colpito con il mio Ipecac. GG. Fatti vedere. Ora, cioè, il top sarebbe... è vero, i ragni infliggono il triplo del danno. Giusto. Quindi è un pick up molto buono, perché in pratica un ragno infligge più di 120 di danno, che mi sembra alquanto sufficiente. E non sappiamo quanta è la nostra vita, però poco importa, perché abbiamo trovato un oggetto migliore rispetto a Glass Cannon. Vabbè, è in pratica come se fosse, come se avessi un Ipecac ricaricabile. Solo che ho già Ipecac, quindi lo userò pochissimo. Però è decisamente meglio di usare erroneamente l'altro coso, che ora non mi viene in mente il nome, però avete capito. Avevamo però a sufficienza vita. Vita a sufficienza, però posso fare questo. Ok. Ah, ma che scemo, abbiamo Elemental. Tears Down, no. 48 Hour Energy, che vabbè. E io ti farei esplodere, perché sei un po' scomodo qua. Accidenti. Proprio il posto ideale per mettere Temperance, dimenticandosi di avere Elemental. Anzi, Temis Armor. Cosa sei? Hagalaz. Usalo qua. Tanto non lo useremo molto, Hagalaz. Anche perché abbiamo Ipecac, quindi qua ci deve essere la Secret Room. Se non c'è, sono un po' perplesso. Non c'è, sono perplesso allora. Ok, andrei di qua. Ed era la parte sbagliata. Vediamo se... No, non li riesco a beccare. Va bene, devo arrivare io e farvi il culo. Che bello. Ipecac, molti lo trovano... Sì, è vero, è un po' pericoloso, però...
È divertente. A me piace Ipecac. Ovviamente non se hai Soymilk Ipecac, My Reflection. Ecco, quello lì io non lo prenderei Ipecac se ne avessi la possibilità. Oppure My Reflection, Soymilk, Ipecac, Cricket's Body, cose del genere. Ok, non dobbiamo avere paura nel subire danno perché tanto abbiamo l'Holy Shield e quindi più di tanto il danno non possiamo subire. Ok, e ci sei anche tu, Sneaky Snack. Ok. Attenzione qua. Oh no. Oh, meno male. Grazie, Elemental. Ball of Steel, molto buona. E qua c'è uno shop. Vediamo cosa c'è nello shop. Fire Magic è decisamente meglio. E non è necessario, ma se riuscissimo a ottenere 6 monetine tipo qui dentro. No, un altro Ball of Steel, però apprezzo lo stesso perché è sempre una cosa buona. No, non credo. Vabbè, Hollow, ciao Hollow. Beh, qua abbiamo altre 2 monete. Tears up, no. No. Vabbè, scendiamo al prossimo piano. E sto facendo un casino della Madonna con la mia sedia. Ok, abbiamo full vita, curve d'orn per altro danno, come se ci servisse. In effetti ci serve. Forse, cioè, per due, allora no, me lo tengo, però non è molto rilevante. Ok, muori anche tu. Ah, avevamo già perso l'Holy Shield. Ai. Ok. Facciamo così e poi torniamo per avere... Oh, volevi. Strada sbagliata. Quanto mi piace andare nella strada sbagliata. Non ne avete idea. Ok. Andiamo per di qua, speriamo in... Bene, abbiamo già perso l'Holy Shield. Bellissimo. Oh, ti ho visto. E anche voi. Chi manca? Ah, tu e tu. Bene, bene, bene. Non credo che ci possa servire più di tanto Curve d'Orn, anche se è uno dei trinket migliori del gioco. Questo non ci serve. Oddio, che calo di framerate. Ok. Ok, manca ancora una mano, mi sa. Non più. Non vedo Tinted Rock. E poi alla fine, cioè, più di tanto ormai non ci servono perché abbiamo full vita e abbiamo trovato Small Rock. Quindi, cioè, GG, non me lo dite? Ok, una e due. Ok. Vabbè, prendiamo le bombe come se ci servissero. Le bombe saranno una delle cose più inutili in questa partita finché avremo i colpi in Ipecac. Perché potremmo anche non averli più con tipo Brimstone. Forse io non prenderei Brimstone se lo trovassi. Perché voglio per una volta avere Ipecac. E qua me lo immaginavo. Ah, aspetta, usciamo. Facciamo così. E facciamo così. Ah, non abbiamo trovato niente di sconvolgente tranne che un po' di soldini. Un po' di dindini, tac. Uè. Ok, e abbiamo trovato ragni, i miei animali preferiti. Non sono i miei animali preferiti, però
non li trovo così disgustosi come molti li trovano. E sono simpatici. Ovviamente non, che ne so, tarantole che ti vogliono morto, però sono simpatiche, almeno secondo me. Boh. Abbiamo ucciso Gish in pochissimi secondi. Little Gish, va bene. Oh. Ok. Allora, tanto tu devi darmi qualcosa. Se non erro, quello lì è Mega Blast. Lo prendo. Sì, è Mega Blast. Bello. Mi piace. Avevamo detto che... Vabbè. Brimstone. Un tipo Brimstone. Perché fa questo. Dobbiamo stare però attenti a non subire danno. E abbiamo sbagliato direzione. E con anche Holy Shield. Ok, vai di qua. Ok. GG. Non so che dire. Oggi dico un casino di volte GG. Allora, so che è la Bibbia. Ci sarà tipo un bilione di volte se non la prendo, quindi meglio prenderlo ora. Cioè, forse è la prima volta che... Sì, è la prima volta che prendo Mega Blast nella serie di Undertale. Vabbè, Aquarius. Ma chi se ne frega di Aquarius? Abbiamo un oggetto straepico. Facciamo così. Preparati a morire. In un shot. Vediamo qua. Ok, non fare lo scemo. Aspetta che finisca l'effetto. Aspetta che finisca l'effetto. Sì, però entro oggi. Grazie. Prendiamoci Godhead. Prendiamoci Genocide. Prendiamo la batteria. Ludovico, no, non lo prendo. Però prendo Mamswig. Ciao. Ciao Bloat, amico mio d'infanzia. Non lo sei per niente. Che schivata. Tra poco dovrebbe morire in teoria. Tipo ancora un colpo. Ancora un altro colpo. Ma che cavolo è l'altro? C'è solo lui? Non è vabbè, sarà qualcuno che ha ucciso per sbaglio. Turdlings. Gemini. No, sono niente di che. Ciao. Ciao amico. Ok. Mega Mau. Abbastanza facile. Non abbiamo più sfortunatamente l'Holy Shield. E sta laggando un po' questo gioco. In questo momento, in questo preciso istante di momento di vita. Ok. Fatti colpire. Vabbè, in verità non è necessario. Oh sì. Beh, se ci sono questi, sì. Però devi farti colpire per... Ti fai colpire? Ok, grazie mille. E ora si inizia il divertimento. Rimani qua, non fare niente. Tanto verranno shottati tutti. Adversari, ciao. È stato bello conoscerti. Oh, che bello questo gioco. E ora riusalo. Ciao, Frail. Bello rilassante. Non devi schiacciare nessun pulsante. Fa tutto Mega Blast. Che sta per finire. Già. Oddio, sono pazzo. Ok. Ai, maledetto. Muori. Tanto morirai tra qualche secondo. E grazie per il cuore eterno. Ok, ancora... Oh, vabbè, ragno, senti, fallo finita tu. Che non ha ancora capito con chi ha a che fare. Con una Eden Run, anzi Gaster Run. Fa abbastanza anormale. Cioè, veramente...
Hash mi sa che potrebbe essere una buona idea. Non so, ma questa intuizione. E Guillotine lo prendiamo volentieri. Non ci ha mai dato fastidio. Una bella ghigliottina al giorno toglie il medico di torno. Dicevano così, vero? Non credo. Io, vabbè, questo lo prenderei. Non lo tengo, ovvio. Però faccio questo. Prendo la pillola, che è ovviamente un buonissimo tears down. Prendo questo per darmi un'altra pillola che sarà migliore, spero. Cosa sei? Lockdown. Wow, molto meglio. Scusate. Wow. Oh, che pizza. Devi morire. Un'altra mano. Ti odio, madre. Ovviamente intendo nel gioco, non nella vita reale. Dai, questa è ingiustizia. Questa è ingiustizia. Ok. Loki, sei morto per me. Forse la ghigliottina non è stata una delle migliori idee, perché ora avremo un Ipecac che gira tipo a caso. E quindi non è esattamente la cosa più precisa del mondo. E ho perso l'Holy Shield. E mi sono colpito, mi sono esploso da solo. GG. Basta dire GG, mi sto dando sui nervi da solo. Ok, prendi la batteria. Così a caso? Faccio un coso? Blood clot. Va bene. Cioè, questa partita è abbastanza interessante e incredibile. Non so come spiegare. Attenzione. Oh, che rischio. Ma sto subendo danno. No, non sentivo il suono del danno. Del tipo, come sono diventato immune alle mie... bombe alle mie bombe improvvisamente? A quanto pare no. Ok, saliamo. Sfortunatamente per colpa delle mani della madre non abbiamo potuto utilizzare fino in fondo l'Hyper Goner, almeno così si chiama nella mod, mi sembra. Nome alquanto swag. Ok, cosa c'è qui dentro? Niente di che. Ok, ho capito anche dove è la top secret. Non è qua. Come hanno detto, non so dove sia la top secret room e non voglio nemmeno fare il giro troppo lungo. Voglio subito combattere e spaccare il sedere a Scolex. Sono un genio! Cioè, riesco a indovinare i boss. Però non subire danno. Non voglio tears down, grazie. Basta continuare ad offrirmelo. Sì. Che paura. Oh no. Erano molto più fastidiosi. Quei vermetti, quei diglet. Come mi sono beccato da solo. Cioè, questo me lo dovete spiegare. Ok, è morto. Speed up. Soul art. Soul art online. Get it? Get it? Ha. It's a joke. It's a joke. Ha. Ok, voce bruttissima, fastidiosa e antipatica. Tosse, smettila. Abbiamo preso la Genocide, sì. E meno male che non ho usato subito l'Hyper Goner, perché sennò sarei molto triste in questo momento. Non ci sono altre mani, quindi potevo prendermela con calma. E vediamo cosa c'è qui dentro. Vabbè, senti, usa il blaster. Ok. Non mi droppa niente, vero? Ok, beh, la batteria però può tornarmi utile. Non posso prendere la batteria. Meraviglioso, mi piace questo gioco. No, fatto bene. Rip. Marip, che è un Pokémon di seconda generazione. Sì, di seconda generazione. Marip, aspetta un attimo. Marip è di seconda generazione? Non era di prima. Sto parlando di Pokémon comunque.
Ma Rip. Oddio. Dopo devo cercare. Ma Rip è di seconda o di prima generazione? Bel colpo. Però non mi ha fatto niente perché sono troppo swag. Oddio. No. Non c'è la secret room. Forse qui sopra. 48 hour energy. Molto bene, però questo qui ce lo terremo per il nostro caro amico Hush, che ha tanto bisogno di noi. Si sente solo e disprezzato. Ma non deve sentirsi solo e disprezzato, perché lo ucciderò io. Così non si sentirà né solo né disprezzato. La logica. La logica, ragazzi. Soldi che non mi servono più a niente. Però, beh, oddio, qua forse c'è qualcosa di buono. Un paio di volte qua. Una runa, blank rune. Ok. E segui il gatto. Che, ok, seguirò il gatto. È vero, abbiamo Dark. Mi ero totalmente scordato di Dark Room. Scusa. Questo non era per scusa, ma perché ho la tosse. E non se ne vuole andare via. Ce l'ho già da... cos'è? Un mese. Non se ne vuole andare. E tieni, Darkwood. È per te. È un regalo per te. E muori. Oh, che bello. Il soldino che... è quanto inutile. Ciao. Mi stavo in quel momento, se volevate saperlo. Grattando la testa. Dove sarà? Allora, non ho voglia di combatto solo perché ho cannato da il tiro. Morto. E una moneta. Wow, evviva la moneta. Ok. E qua c'è... non c'è la secret room? Ah, strano. Ah, maledetto. Vabbè, io vado addosso a voi. E mo come la... ecco. Allora, Guillotine, collaboriamo insieme. E mi sembra di aver di parlare fin da prima con un audio, con una voce abbastanza bassa. Quindi mi scuso per tutti quelli che non capivano niente dei miei miei bisbigli. Vediamo se... no. Abbiamo già perso l'Holy Shield. Ma vieni. Speriamo che... di trovare qua la... ah sì, abbiamo l'Holy Mental. Me lo dimentico sempre. Ok, qua ci deve esserci la top secret room. Se no non saprei più che pesci pigliare. Ecco, appunto. Buono. E qua c'è il boss. Ok, sono pronto. Oh no! Il boss più difficile del mondo! No! Cerchiamo però di non subire danno e nemmeno di perdere l'Holy Shield, se vogliamo essere proprio... ecco. Cioè, proprio complimenti. Sono un idiota. Fare Hush? Ora c'ho il dubbio. Allora, vediamo prima cosa mi dà. Flowey, cosa mi dai? Questo è il coltello... no, questo qui... è il coltello, quindi non lo vogliamo. Hush. Ci morirò. Ho troppo poca vita. Però lo faccio lo stesso perché sono un idiota. Come rovinare una partita che era fino a quel momento bella. Usa, cos'è? Ansus, utilissimo, grazie mille. Leo. Forse Leo. Perché così potrei trovare la Crawl Space, che sta qua. Cricket's Head. Quindi vuol dire che abbiamo solamente 71 di danno. Bob's Brain, va bene, vieni con noi. Sono diventato Bob. Aspetta. Bob significa... no, non significa immunità dalle bombe. Cos'è faccio?
E Metaton, devo prenderlo. Quindi vuol dire che mi devo suicidare proprio. Mi dice... Ma dove? Metaton? Dov'è Metaton? Ma scusa, cos'è? Oh no. Non è... Ah, ok, va bene. È tipo... Mams... Contact. Sì. Act, cosa fa? Card Mimic. Ah, ho capito, Blank Card. Però no. Questo cos'è? 48 Hour Energy. Mi sembra proprio il caso di portarlo. E questo qui per Stompy. Sono un idiota, abbiamo Ipecac. Sono un idiota. Vabbè, ormai. No, nessuna Crawl Space, però abbiamo trovato una Tinted Rock. Vabbè. Combattiamo. Ok, attenzione a non farci colpire. Ok, mi sembra che manchi ancora poco. Sì. Ancora un colpo. E boom. Oh no. No, mio Dio. Ho paurissima. Però l'unica cosa negativa è che non vedo gli attacchi che fa. Dai, spunta. Spunta. Come on. Oh no. E ora come farò? Come farò? Però porca puttana. Dai, avanti. Bravo. Dai, non scendere. Codardo. Sei un codardo. Sei un codardo. Hush, sei un codardo. Però siamo già arrivati alla parte finale. Quindi, vabbè, l'importante è che tu sia morto. Ai. Rimaniamo qui, che non mi sembra che succeda niente di che. E attacchiamolo con 71 di danno, che incredibilmente non infligge nemmeno così tanto danno. Cioè, ha veramente tantissima vita questo boss. Vabbè, ho fatto un po' l'idiota, scusate. E dai. Sei morto. Non scappare dal tuo fato. Non scappare dal tuo fato, ho detto. E io, tra parentesi, sono il tuo fato. Se non fosse chiaro. Ok, va bene. Muori, grazie. Abbiamo perso un casino di vita. E non abbiamo ottenuto niente qua. E c'era qualcosa dietro per caso? Che ci siamo lasciati? Una batteria. E una chiave. Vabbè, e doniamo tutto il resto. Che... Ok, ho donato tutto il possibile. Però se non mi ami, questo cosa significa? Vabbè, non basta fare l'idiota e andiamo alla cattedrale, scusate, al core. Al core. Grazie Stompy. Oggetto molto utile. Comunque sapete che io non mi ricordo più cosa faccia Bob. La trasformazione. Cosa fa? Cosa ha di particolare Bob? Però c'è un wow, uno Steam Sale. È arrivato proprio al momento giusto. Speriamo in qualcosa di buono. Wow, sciotto mostro. Ok. Temis Head. Cioè, con Ipecac sarebbe abbastanza divertente. Però abbiamo, come cavolo si chiama? Abbiamo il coso satanico. E mi terrei il coso satanico. Mi prenderei The Moon. E invece mi prendo Chariot. Per almeno... non mi serve, giusto. Scusate. Per aver fatto un po' avanti e indietro. Ecco, cosa c'è? Niente di che. Però qua dentro ci sono due Black Hearts. Se volete morire basta mandarmi un messaggio. Non serviva proprio... Mandarmi, vabbè sì, basta fare battute del genere perché non ne sono più divertenti.
E invece concentriamoci con di spaccare il sedere a questi esseri. Ok. Deve essere per... deve essere qua la... E invece stavo dicendo, doveva essere qua, invece non lo è. Quindi ti picchi un po'. Basta tosse, mi ha rotto le scatole. Wow, soldi. Sono ricco. Dove sei? Sarai qua. Allora, un oggetto che vorrei tanto in questo momento. L'oggetto che vorrei tanto in questo momento sarebbe Lactbot. Deadski sarebbe proprio l'ideale. Perché voglio voglio vendicarmi di Mega Satana, o anzi un Mega Flowey, per quello che mi ha fatto nella la volta precedente. Mr. Boom, decisamente. Però qua è un po' lezzo, perché posso fare altrimenti che prenderlo. Quindi facciamo così, prendiamoci la carta e facciamo così. Oddio, starnuti in sottofondo. Qua secret room? No. Ah, giusto, non ha senso. Qua secret room? Neanche. Amnesia? Ah. No. Va bene, se proprio vuoi essere stronzo fino alla fine, questo lo fai nel lo stai facendo al modo giusto. Allora, io farei che uccidere prima Worth normale e poi Super Worth, perché aia. Perché così forse potremmo ottenere Mr. Mega. Pensate a Mr. Mega con Ipecac, che bello. Dai, però non puoi farmi questo. Ok. No, non ho ucciso per ultimo Mr. Mega. Sì, scusate. È quello che mi dà Mr. Mega. Che non si chiama Mr. Mega, ma Super Worth. Ok, devi morire. Ancora un colpo. Boom. Uno spirito farto. Molto buono. Ciao, pestilenza. Ah, tosse, basta. È rotto il cazzo. Qua. Top secret. A caso. Ai. Cioè, è proprio... cosa? Stavo cercando proprio una top secret room e guarda caso la trovo. Sarò mica bravo. No, cioè ho anche un po' di culo perché ho amnesia. Non sapevo se poteva essere lì o meno. E l'ho trovata così per fortuna. Ciao Metaton. Ok. Attenzione qua. Però dobbiamo anche beccare il nemico. Non possiamo solo sfiorarlo. Siamo qui sotto. Ghigliottini. Perché mai ti ho preso? Non sei l'oggetto ideale per un personaggio con Ipecac. Ok. Ancora un ultimo colpo. Non scappare. Molto bene. Scendiamo alla chest. Anzi, the last corridor. Course of the Unknown, molto bello. Judas Shadow. Allora, questo. E Butterscotch. Non riesco più a parlare in italiano. Butterscotch Cinnamon Pie, che è un Yum Heart. Lucky Foot. Cowboy Hat. E Judas Shadow. Quindi abbiamo anche uno respawn se dovessimo essere proprio nabbi. Con anche il doppio del danno usiamo ora, perché sennò venivo colpito. Vediamo qua se no. Ok, come vuoi te. Volevi colpirmi? Ah, mi ha colpito. Però sei morto, quindi suca. Comunque i nostri ragni che fanno sempre più danno. E c'è già qua il boss. Quindi mi sa che è finita la nostra bella partita, che è durata poco, 35 minuti, neanche tanto. Una partita di Isaac normale. Solo che in questo caso è Undertale. Quindi, ciao Sans.
E mo dovremmo aspettare che finisca l'effetto. Guarda, posso, riesco anche a spostare. No, ci passo attraverso. Puoi finire anche adesso. Non mi arrabbio se. Ok, grazie. Ebbè ragazzi, questa è stata una partita con Gaster, una partita normale con Eden, solo che riskinnato, quindi va bene, una partita interessante. Prossimo, Napstablook, 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 con Holy Mental e Dapperblook. Cos'era già? Vabbè ragazzi, lo scopriremo nel prossimo episodio che uscirà domenica, perché io sto pubblicando questo video sabato. Avrete due video di The Binding of Undertale. Incredibile, vero? Ebbene sì. Comunque, ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati. Condividete il video se vi è piaciuto. E ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!